presento i Powerline di AVM, gli AV1000E Powerline Gigabit. Il Frixo Powerline 1000 trasforma facilmente ogni presa di corrente della tua casa in una connessione di rete ultra veloce senza bisogno di aggiungere cavi. Sperimenterai la velocità gigabit attraverso la linea elettrica, infatti, perché i Powerline sono dotati di porta gigabit. Ma prima di parlarvi di Powerline, poi vi spiego anche come funzionano i Powerline brevemente, ho fatto già altri video dove spiego il funzionamento di Powerline. Va bene che erano di altre marche, ma il funzionamento basilare, quello fisico, insomma, è il medesimo. Andiamo a mettere un attimo da parte i nostri protagonisti, andiamo a vedere un attimino la scatola. Eccola qua, molto bella, Powerline AV1000 Gigabit MIMO Technology, per sfruttare al pieno diciamo le coppie di corrente della vostra abitazione, sia fase che neutro. La Gigabit LAN, come vi ho detto, sono dotati di Gigabit LAN. Qui di fianco uno schema di collegamento, diciamo, che potrebbe essere, diciamo, uno schema di collegamento della vostra abitazione. Per esempio, avete il vostro Flixbox, il vostro box, il vostro modem router collegato al primo Powerline, poi tramite l'impianto elettrico arriva al secondo Powerline, che è posto qua, e ci collegate per esempio il decoder, PS4, televisione, insomma, quello che volete. Allora, andiamo a vedere un attimino la confezione di vendita. Abbiamo la Installation and Operation Guide, dopo andremo a vedere che è anche in lingua italiana, molto ben fatta tra l'altro, e qui una serie di specifiche, vi parla un attimino di tutti i prodotti di AVM, Frixfon C4 che tra l'altro avevo già recensito, il Range Extender che ho a breve farò la recensione, altri tipi di Powerline, per esempio con la presa passante se non volete perdere la vostra presa di casa, perché i Powerline non vanno collegati nelle ciabatte. Dietro abbiamo addirittura il Flixbox montato, vedete che potete vedere all'interno, i componenti sono Wurt, sempre certificati, e qua sono tutti i premi che sono tutti i riconoscimenti, insomma un bel volantino che vi spiego un attimino come coadiuvare questo prodotto con tutti gli altri prodotti di AVM in un'unica soluzione nella vostra abitazione, quindi ha un senso questa cosa. Andiamo a vedere la confezione, che comprende due cavoni, guardate che belli, guardate come sono spessi questi cavoni Ethernet già crimpati. Io non li ho utilizzati perché, vabbè, utilizzo i soliti cavi Ethernet che ho a casa, quindi ho evitato di aprire questi della scatola. Intanto ringrazio l'ufficio stampa di AVM che me l'ha mandato in prova, ciao Massimo. Eccolo qua, andiamo a vedere un attimino il nostro schemettone gigante di istruzioni, che non dovete leggere tutto perché sono in 300 milioni di lingue, quindi potete andare tranquillamente a pescare l'italiano, ora io ho difficoltà a prenderlo. Apriamo l'italiano e vediamo già dove la pagina 55 vi spiega cosa vuol dire avere la tecnologia che vi dicevo prima, MIMO, eccola qua, la porta Gigabit, e vi spiega appunto la tecnologia che sfrutta tutte le coppie del vostro impianto elettrico. Le istruzioni di questo Powerline sono fatte davvero, davvero bene. Vabbè, insomma, io ho difficoltà ad aprire le pagine corrette, adesso ce la farò e non intendo mollare perché voglio farvi vedere assolutamente come sono le istruzioni. Eccole qua, parla dei possibili Powerline, vedi che qua ne mette tre e dice, vedi che due sono sicuri, l'altro no? Dopo vi spiego come renderli sicuri. E non si fa solo tramite il tastino di pair, ma ci sono anche, c'è anche un altro metodo. Qui vi spiega appunto tutti i vari LED, come collegare i cavetti Ethernet e quant'altro. Qui vi spiega appunto, vi dicevo prima, il fatto di avere la porta Gigabit e tutto quanto, sfruttare quindi al massimo la velocità. Soprattutto se avete un NAS a casa è molto utile avere i Powerline AV1000E2. Ma andiamo a vedere questi protagonisti, ritiriamoli davanti, eccoli qua, e andiamo a capire un attimino cosa sono i Powerline. I Powerline praticamente servono, brevemente, una breve descrizione, servono, intanto zoomiamo un po' la cam, servono praticamente per poter collegare i vostri dispositivi con cavo Ethernet, anche se nella vostra abitazione non avete cablato
il cavo Ethernet. Infatti i power line riescono praticamente a trasmettere il segnale nel vostro impianto elettrico e quindi vi permettono di collegare tutti i vostri dispositivi appunto via Ethernet. Per esempio PS4, MySky, il vostro televisore, il vostro PC e tutto quanto. Io li utilizzo da una settimana con il mio PC di battaglia e devo dire che mi trovo davvero molto bene. Allora, innanzitutto dovete collegarne uno alla presa di corrente, non collegateli le ciabatte, successivamente collegherete l'altro. Per resettarli appena inseriti premete questo tastino qui per 30 secondi, il power line si resetterà. Fate lo stesso poi anche nell'altro. Per associarli abbiamo due tipi di associazione. Intanto dopo vi parlo anche dell'applicazione su Windows che vi permette di gestirli. Per accoppiarli, vi dicevo, avete due metodi. Avete il primo metodo, che è quello classico, quindi fisico, con il tastino, premete da una parte, inizierà a lampeggiare questo power, premete dall'altra parte e i power line sono accoppiati. Oppure potete farlo direttamente collegandoli tutti e due alle prese di corrente, collegarli via Ethernet, collegare il secondo via Ethernet al computer e far girare un'applicazione che si chiama Freaks Power Line, che vi identifica in automatico i power line della vostra abitazione e vi permette di associarli tramite appunto questo software. Qual è la differenza? Il software va praticamente a chiedervi questo codicetto che vedete qui e praticamente ve li associa. Questa è un'associazione molto sicura. Spesso i power line possono captare anche segnali che provengono dagli altri appartamenti, quindi dagli altri appartamenti potrebbero rubarvi la connessione. Se fate questo tipo di accoppiamento la cosa non può avvenire e stranamente AVM è l'unica che fa questo tipo di accoppiamento, quindi con appunto il codicetto posto qua. Non che sia un grosso problema, potete accoppiare tranquillamente con il tasto di pair, però questa diciamo seconda alternativa è sicuramente più sicura. Inoltre il software su PC, FreaksPowerline, vi permette di conoscere anche le velocità d'allineamento di questi due powerline. Perché velocità d'allineamento? Io ho una fibra ottica 300 megabit e con questi powerline riesco praticamente a sfruttarla al pieno. Li ho provati per circa una settimana, non ho riscontrato problemi. Sull'applicazione, tra l'altro, su Windows potete disattivare anche il risparmio energetico, che a volte può creare problemi. Sinceramente a me non ne ha mai creati, però se per esempio vi capita di collegare il PC e non navigate perché magari avete spento il PC da 3 giorni e quindi loro sono andati in stand by, lo riaccendete, non funzionano, scusate un po' di tosse, potete disabilitare tranquillamente il risparmio energetico direttamente dall'applicazione disponibile su PC e quindi sicuramente non avrete più nessun tipo di problema. La spina è un asciugo, come potete vedere, quindi diciamo che non è molto facile averla in casa, ma io li ho collegati con un piccolo adattatore e non ho praticamente avuto nessun tipo di problema. La mia fibra ottica viene sfruttata praticamente in maniera veramente eccessa, non ho avuto rallentamenti, speed test pieni a 295 megabit con le latenze, ovvero il ping in standard, quindi sinceramente tra cavo e powerline ho notato differenze, risposta micro differenze, con altri powerline ho notato differenze, una marea di differenze. Quindi niente, dai, per questo video credo di aver detto tutto, sono già 9 minuti per un video sui powerline. Io come al solito riesco a dilungarmi per ore parlandovi di prodotti. Ditemi se queste recensioni un po' più smart vi piacciono, tra virgolette, perché ripeto sono già 9 minuti e 14 secondi. Va bene, dai, niente, credo di aver detto tutto. Se ci sono domande mi raccomando commentate il video e al prossimo video. Ciao da Alessandro Tech World e anche da Freaksbox.